Per presentare il nostro nuovo direttore sportivo Federico Bazzaretti, che è una persona che riteniamo essere il profilo ideale per la nostra società per diversi motivi, innanzitutto per la serie di competenze che ha inanellato attraverso il suo percorso formativo e poi per la sua esperienza come giocatore professionista prima. Responsabile di diverse aree all'interno dell'associazione Calcio. Quindi siamo ovviamente dispiaciuti di esserci distaccati dal nostro direttore Giuseppe Magalini, che ringraziamo per il percorso comunque importante che abbiamo fatto assieme. Purtroppo conoscete meglio di noi le dinamiche del calcio e succede a volte di trovarsi in situazioni difficili in cui i cambiamenti sono necessari. Quindi ci siamo riuniti tra di noi e abbiamo ritenuto che Federico fosse la persona corretta per dare una mano a questa società per crescere, continuare nel suo percorso di sviluppo e in crescita, sia a livello tecnico che a livello formativo. E basta, lascio a Federico la parola. Che sia lui a presentarsi, so che è molto a raccontare tutta la parte formativa della tua esperienza precedente. Nell'essere qui, nel presentarmi, nel dire insomma che ringrazio la proprietà per avermi scelto. So che è una responsabilità grande, so che il momento non è facile, ma vengo con una carica, con un entusiasmo, con una passione, con una voglia straordinaria che cercherò di mettere a disposizione di tutti, dell'ambiente, del mister, dei ragazzi soprattutto. E quindi questo è quello che voglio dare, che voglio portare. Nelle mie esperienze, insomma, calcistiche le conoscete, ma anche a livello post carriera, insomma, ho iniziato immediatamente, ho finito nell'agosto del 2015 e il giorno dopo la mia conferenza stampa d'addio ho già iniziato nel mio ruolo di responsabile dei giocatori in prestito all'interno della direzione sportiva dell'AS Roma, quale ho avuto la fortuna di lavorare per 4 anni al fianco di tre grandissimi direttori sportivi, che sono Walter Sabatini, Frederico Massara, che è l'attuale direttore sportivo del Milan, e il direttore Monchi, che sono scritto a Siviglia pagine importantissime. Ho lavorato al suo fianco da vice direttore nella stagione 17-18, per cui insomma un percorso formativo in una piazza estremamente difficile ed estremamente importante. Ecco, tutto quello che riguarda pressioni, ambiente e difficoltà che ci possono essere. Da questo punto di vista, credo che Roma possa che essere la palestra, non possa che essere la palestra migliore. E poi, insomma, ho intrapreso questo percorso anche formativo importante, ho diventato subito direttore sportivo, sto facendo questo master UEFA a livello internazionale. Sono allenatore UEFA B e UEFA A che ho preso in questo momento, e quindi insomma credo che ho fatto tutto quello che un ex calciatore debba fare, cioè studiare, prepararsi, perché la sola esperienza calcistica non può bastare. E poi insomma adesso mi metto ancora di più in discussione e ripeto, una piazza così importante. Personale molto bello.
serietà, di professionalità, di curiosità, di capacità di disegnare un percorso futuro che gli va dato atto. Quindi la scelta è una scelta evidentemente ponderata, una scelta che porta la società in una dimensione anche di prospettiva, avendo lavorato anche a stretto contatto con Francesco Ballone nella Roma per talare sugli scarti di questo tipo di metodologia. Quindi una scelta che noi riteniamo coerente con il percorso che la società vuole fare. Si inserisce in un momento difficile, però è anche il momento difficile di avere il coraggio di scelte anche di prospettiva. La società continua un lavoro incessante di prospettiva che non deve finire e non deve rallentare nei momenti di difficoltà sportiva. Le difficoltà sportive in una squadra di calcio, in una società di calcio, sono dietro l'angolo, sono continue, perché questo è il calcio. Invece il progetto e la pianificazione devono continuare, possibilmente con lo stesso ritmo, ed è quello che sta avvenendo qui dentro, con tutte le fibrillazioni, le difficoltà che evidentemente ogni 3 giorni il risultato ci dà, ci regala, ma siamo uomini di calcio e sappiamo che questo fa parte del gioco. Quindi benvenuto Federico. Grazie. E aggiungo e concludo, oltre alle competenze siamo sicuri che porterà anche una puntata di positività, di entusiasmo, che è quello che traspare quando parla, dentro evidentemente un nostro ambiente, un nostro spogliatoio che ha bisogno di grande positività, di grande entusiasmo, di grande intraprendenza, perché le sfide che si aspettano sono sfide difficili e la risalita sarà una risalita, come dire, che dovremo cominciare a fare. Quindi benvenuto. Grazie. Per quello che ci potrai portare. La guardo, perché io vedo molto l'espressione, gli occhi, la vedo molto tesa, tra virgolette, arrabbiata. Non capisco se è tutta la situazione che si è venuta a creare, che non si aspettava, non capisco se è un momento di difficoltà questo particolare, o se lei avverte anche nei confronti della piazza che si sia creato, purtroppo i social li leggiamo tutti, questo innamoramento forse adesso si è un po' diluito. No, io un dispiacere perché purtroppo la squadra non sta performando e quindi di conseguenza quando le cose non funzionano tutto diventa più difficile. Però noi siamo relativamente sereni sull'operato fatto, quindi accettiamo con serenità le critiche legate al campo, legate alla mancanza di risultati, i confronti con i tifosi che vengono allo stadio, non quelli da social, che non ritengo tifosi veri. E non accettiamo però e siamo dispiaciuti della mancanza magari di rispetto nei confronti dell'operato fatto fino ad oggi. Teniamo che abbiamo fatto tutto sempre dando il massimo, mettendoci sempre cuore, passione, energia, risorse e quindi riteniamo che sia corretto anche rispettare, voglio dire, la società, ma in primis la proprietà, mio padre, che penso che abbia altri pensieri, sicuramente l'ultimo deve essere il calcio, se gli deve mancare il sonno forse è per dar lavoro alle persone che lavorano nelle sue aziende, poi tutti i soci che ci mettono energia e risorse. Quindi le cose non stanno andando nel verso giusto, quindi sicuramente non c'è aiuta, però come sempre le affrontiamo con la nostra modalità, il nostro approccio, cercando di costruire il futuro, appoggiandoci poi a persone che ci possano aiutare nel nostro percorso di crescita. In questo direi che Federico è per questo la scelta. Le faccio un'altra domanda. In un momento così difficile, complicato, è stato generato un allenatore, arriva un nuovo direttore sportivo che non conosce per forza di cose la situazione dell'ambiente, la realtà, non c'entra niente la sua competenza, io non la giudico, non mi permetterei mai, la vedrò in faccia.
una persona che di questa realtà non sa nulla. Sul direttore sportivo di questa realtà sa nulla se non lavora qui. Sì. Lei avevamo uno con provata esperienza e mi sembra che a farlo fuori sono stati prima gli altri che noi come società, per cui direi che l'importante è avere l'entusiasmo giusto, le competenze giuste e la volontà giusta per cercare di portare le proprie skills sul campo. Federico ha tutte queste caratteristiche, quindi siamo contenti di averlo. Poi non dimentichiamoci che noi stiamo facendo un percorso. Fermiamo solo alla stagione corrente, allora dovremmo stare fermi, non fare nulla, fino a quando non iniziamo una partita, non parlare, l'azienda dovrebbe fermarsi. In realtà noi dobbiamo pensare sempre con due occhi, uno al campo e uno all'azienda, e l'azienda deve andare avanti. Quindi nel nostro percorso di crescita riteniamo che una figura come Federico sia la figura corretta, perché l'altra alternativa poteva essere andare su essere di esperienza che magari arriva, ti prende i 3 marchioni a gennaio e poi a fine anno cosa te ne fai? Devi ripartire da zero un'altra volta. Noi abbiamo preferito fare onestamente un percorso diverso. Pare di capire quindi che gli eventuali movimenti di gennaio saranno movimenti anche in previsione futura, non solo contingenti al momento del Vicenza. Ma intanto arriviamoci a gennaio. Oggi più che mai purtroppo siamo un po' legati ai risultati anche per ragionare sulle strategie di gennaio. È chiaro che se prendiamo DS Giovane, che ha collaborato anche a stretto contatto con il nostro direttore scout in precedenza, c'è la volontà di cercare di creare valore, questo per definizione. Però non deve essere un dogma. Oggi purtroppo sì. Prima nostro obiettivo è essere quello di cercare di arrivare a gennaio bene e poi fare razionalmente le dovute valutazioni del caso. Senta. Sto anche io. Torno indietro, mi metto un fulmine. Ha detto che magari è stato fatto fuori prima da altri prima che dalla società. Scusi, chi si riferiva? Vabbè, sono i vostri tifosi, i giornali, le scritte di tutti, povero Giuseppe. È stato ammazzato prima dagli altri che da noi sinceramente, questo è stato poco piacevole. Puoi vedere che invece viene oggi trattato come il povero capo espiatorio, che ci dispiace perché è incoerente. Una domanda per Federico. Sì. Ciao, intanto ben arrivato. Ciao, grazie. Allora, ho letto una bella lettera che è dedicata ai tifosi della Roma, sì. Che vedo che ti svegli presto all'alba, andare con Monchi, andare con Pallone, fare scouting. Sei convinto, come vari addetti ai lavori, che a gennaio una classifica, diciamo, in bassi fondi possa allontanare dei giocatori che possono dare la svolta a questa società, oppure hai delle strategie diverse? No, guarda, l'idea in questo momento è veramente quella di concentrarmi sulla squadra, conoscerli, li ho visti chiaramente all'opera, ma la visione esterna non è mai quella interna. Qui l'idea è effettivamente un po' quella di concentrarmi per questi 2 mesi sulla squadra, conoscere i giocatori, tirare fuori da loro tutto quello che è possibile tirare fuori a livello di energia, a livello di empatia, perché la situazione chiaramente non è delle più facili, quindi servirà davvero tirare fuori tutto quello che si può tirare fuori da questi ragazzi. Una volta che avrò una visione chiaramente più dettagliata di quello che sono che è il valore, non solo calcistico, ma proprio di valori, diciamo, di squadra, allora poi chiaramente attueremo quella che sarà una strategia chiaramente funzionale al momento. Insomma, adesso dire quello che sarà gennaio effettivamente è presto, sicuramente bisognerà lavorare in maniera parallela, quindi saranno 2 mesi e sono 2 mesi molto importanti e giusti, neanche per questo che ho accettato. Perché la tempistica è quella giusta per conoscere la squadra, ma parallelamente anche per muovere quelle che sono, diciamo, le eventuali strategie per gennaio. E quindi credo che siano 2 mesi davvero per me importantissimi per avere conoscenza, tu giustamente dicevi, di ambiente, di squadra totale, insomma, di quello che è la piazza. Spero che sia stato un benevolo passaggio di consegne con Giuseppe Magalini. Guarda, non l'ho ancora chiamato, ma assolutamente lo farò. A, per ringraziarlo, e B, per chiaramente, insomma, confrontare.
confrontarmi con lui, per cui assolutamente, assolutamente sì, assolutamente ci sarà. Non c'è stato proprio il tempo materiale in questo giorno, neanche in questo giorno in cui sono arrivato, mi sono concentrato su conoscere le persone che lavorano qua all'interno, ma ci sarà assolutamente. Trocchi lo conosco? Sì, Cristian lo conosco, è un ragazzo che quando ero responsabile dei prestiti alla Roma avevamo dei ragazzi a Brescia, per cui quando andavo a trovare questi ragazzi e a parlare con lui settimanalmente di quello che era l'andamento, ho potuto vedere come quello che era il suo modo di lavorare. Anche lui chiaramente ha bisogno di tutto il sostegno, e ha bisogno di tutta l'energia che vogliamo in questo momento, che devo dare in questo momento, per cui avrò anche lo stesso discorso con la squadra, l'opportunità di conoscerlo meglio, di confrontarmi quotidianamente, di capire quello che è lui e il suo staff, già conosciuto ieri in maniera un pochettino più dettagliata, più precisa, e quindi insomma vale lo stesso discorso, il tempo di parlare, di entrare in confidenza, di entrare in quello che è la quotidianità insomma del mio lavoro. Lei ha firmato un contratto biennale, sì. Quindi fino al 2023? Sì. E non è legato a qualche condizione particolare, tipo la categoria? No. Volevo chiederle anche, lei come direttore sportivo ha qualche filosofia particolare nella scelta dei giocatori? Non so, giocatori giovani oppure stranieri, piuttosto che... Ma, guarda, la cosa importante è creare un'identità importante al club, che vada di pari passo con quello che è l'ambizione della presidenza e del club, che rispetti quello che è secondo me il tessuto sociale, quindi mi piacerebbe molto creare un'identità che possa essere locale realmente, perché questo è un territorio dove talenti ce ne sono tanti, dobbiamo essere super forti su questo territorio, e poi dopo chiaramente sì, un occhio a tutte quelle che sono le dinamiche di mercato, possono essere italiane e estere in una maniera più assoluta, sì. Sono un ragazzo che ha un'apertura mentale importante, il lavoro che ho fatto in direzione sportiva alla Roma mi ha portato a girare tanto, a parlare più lingue, ad avere tanti contatti anche all'estero, per cui assolutamente sì, l'importante è che possa essere funzionale a quello che è il progetto del club, questo assolutamente. Poi è chiaro che mi piacerebbe avere una squadra che sia creare, come diceva il Presidente, un valore per il club, un patrimonio che possa essere per il club. Sono molto contento di trovare una persona con il quale ho lavorato alla Roma per 4 anni, che è Francesco Vallone, per cui ripeto, ci sono tutti i presupposti per poter fare un lavoro importante, per fare un lavoro che non possa essere soltanto di oggi, ma che possa essere un progetto più a lungo termine. Questa squadra, penso che... Non so se l'hai tu, lei sta interrogando letteralmente, dove tu, lei sta a giocare? Sì, sì, sta a giocare, per me lei, non da più. Sì, no, ho capito. Certo. A tua vita sta rendendo meno di quello che sì, si può? Sì, direi di sì. Direi di sì. Ti chiedo un giudizio su quello che vuoi. Sì, sì, direi di sì, certo che sta rendendo meno di quello che può rendere. Credo che sia una squadra, se no non l'avrei mai accettato, che ha dei valori diversi. Credo fortemente in questi ragazzi, e questo è un messaggio che deve passare forte, perché quello che manca da fuori, che mi sembra che manchi da fuori, sia proprio un po' di fiducia in loro stessi. E quindi senza dubbio l'impatto che devo avere su di loro a livello di autostima, a livello di energia, a livello di passione, deve essere qualcosa che mi deve smuovere, perché in questo momento è quello che è l'intervento principale. Per cui sì, è una squadra che può e deve sicuramente rendere meglio, anche perché se si continua così dura, per cui ci deve essere sicuramente un'inversione di tendenza. Presidente, la stessa domanda, questa squadra. Questa squadra direi che sta nettamente andando sotto giri, nel senso che non sta performando sul suo potenziale, però è chiaro, è evidente ed è palese.
palese a tutti che non è un tema di campo, è un tema di testa. Quindi in qualche maniera dobbiamo riuscire a dargli una mano per creargli un po' più di autostima, un po' più di coraggio. Probabilmente a Parma, se c'eravamo un po' più di coraggio, almeno un punto lo portavamo a casa, se non di più. Perché si vede che è un problema di testa. Per cui su questo dobbiamo lavorare, e anche per questo che siamo felici di avere Federico, perché è una persona positiva, l'energia che vogliamo essere corretta, anche per confrontarsi con i giocatori allo stesso livello. E poi la società può essere presente fino a un certo punto, ma poi i ragazzi sono loro gli attori e dobbiamo pungolarli in una maniera corretta, e chi meglio di un ex calciatore che funziona un po'. Stessa età, come? Con alcuni no, sono più vecchio, io ho 40 adesso, dai. Con alcuni sei lì, però Ibra gioca ancora. Ibra giocava, io sono un bel po' di anni fa. Ho finito il mio percorso calcistico molto presto, però mi sono portato avanti su quella che è, diciamo, la mia seconda carriera, chiamola così. Sono sempre dei vantaggi in ogni cosa, però davvero dobbiamo ritrovare quella che è la nostra ambizione, la nostra forza, credere ciecamente in quello che può essere a questo momento e a questo punto un'impresa, ma il fatto di crederci, il fatto di tirare fuori tutta l'energia è qualcosa che ci deve caricare, e quello che diceva il Presidente, la ragione del coraggio, è fondamentale. Quello che ho visto ogni tanto una squadra, è vero, sotto ritmo, sotto giri, con un po' di paura. È normale, ci sta, sono anch'io calciatore, quando vivi questi momenti non è sicuramente facile, ma in questo momento tirare fuori da ognuno il 200% è l'unica cosa che bisogna fare. Il problema è che nemmeno il cambio dell'allenatore, che di solito serve per dare una scossa, a livello soprattutto mentale dei giocatori, pare funzionare, quindi mi pare che la situazione sia molto, molto difficile, e quasi l'impresa titanica, insomma, di mettere in piedi. E sarà ancora più bello, sarà ancora più divertente e sarà ancora più... Sarà ancora più emozionante con questi ragazzi toglierci delle soddisfazioni che in questo momento possono sembrare, a vista di tutti, insomma, come hai detto te, lontane. Sarà ancora più bello. Ecco che, cioè, manca 7 mesi, se dobbiamo pensare, no, certo, che siamo morti oggi, no, cioè, mai. Leggo addirittura commenti di tirare la squadra. Vabbè, no, ho capito, però è proprio, purtroppo... Non so se viene da tanti anni di sofferenze questo clima, ma secondo me è la cosa che va tolta, cioè noi dobbiamo avere più coraggio, più forza, e dobbiamo toglierci di torno questa aurea della squadra eternamente in sofferenza, perché se restiamo con quella mentalità non andiamo da nessuna parte, rischiamo che la famiglia Rosso e i nostri soci si annoiano, si rompano le scatole, e tra 1, 2, 3, 10 anni dicano basta, ci siamo rotti i maroni di far calcio, perché qui non si può far calcio. Quindi l'ambiente, tutto, deve essere un po' più positivo. Poi perdiamo e retrocediamo. Amen. Ma cazzo, ma vorremmo lottare fino alla fine. Vorremmo dare un po' di spirito a questa squadra. Come facciamo a seppellirci a novembre? Questo io non lo accetto. Non lo accetto da parte dei tifosi, ed è per quello che dico che i tifosi da stadio sono le persone con cui mi confronterò sempre più che volentieri, perché se stanno un'ora e mezza sotto la pioggia in città la squadra e perdiamo e tornano, vuol dire che loro ci credono e noi con loro ci crediamo. E continueremo a crederci fino a quando la matematica non ci dirà che non ce la faremo più. E oggi, onestamente, con 30 partite davanti, mi rifiuto di pensare a una cosa del genere, ma dobbiamo rifiutarci tutti di pensare a una cosa del genere. Questa domanda non vuole essere una provocazione. Mi pare che non siano tanti tifosi a non crederci più, ma dà l'impressione che i giocatori non ci vedono più, almeno l'impressione vedendoli, Va bene, più che i tifosi. Sui giocatori dobbiamo lavorare sicuramente, e loro in primis devono fare qualcosa in più, perché poi alla fine sono loro gli attori. E comunque a me non sembra onestamente di aver visto una squadra morta, perché purtroppo gli episodi anche non ci hanno dato una mano. Ogni volta che facevamo un passo in avanti, prendevamo delle sberle e ci venivano a tornare 2 passi indietro.
però la squadra, ragazzi, si allena meglio di tre quarti delle squadre della Serie B. Adesso dobbiamo sbloccargli la catena che li blocca in campo, non fuori, perché sul campo si allenano meglio, l'allenatore non dice nulla su come si allena la squadra o sull'atteggiamento che ha la squadra. Dobbiamo dargli una mano, e questo fa parte del nostro lavoro, sicuramente, ma anche sicuramente la mia. E in questo devo dire ai tifosi che da quando sono tornati, comunque stanno facendo la loro parte. Sente lo stupore anche l'amarezza vostra è legata insomma in qualche modo al fatto che questo chiamiamo blackout, no? Almeno dal punto di vista dei risultati, è avvenuto durante un percorso che era stato portato avanti e che era andato in crescita, no? Il primo anno di assestamento, la promozione, un anno di Serie B. Ecco, vi siete dati un po' una spiegazione, perché una cosa del genere può succedere al primo anno, sbagliato una serie di cose, però ecco, questo ciclo, e il discorso riguarda anche Mimmo ovviamente, ecco, vi siete fatti una spiegazione, una sorpresa di come possa essersi così bloccato improvvisamente? Siccome ci ha colto di sorpresa, direi che sicuramente facciamo fatica a darci una spiegazione, altrimenti le avremmo già sistemate, per cui non eravamo pronti a una situazione del genere, ma siamo consapevoli della situazione in cui siamo, quindi la consapevolezza è il primo passo per cercare di raddrizzare una stagione che sicuramente è partita male. Poi ragazzi, io faccio presente da 12 anni, sono già retrocesso, ho già vinto campionati, ma ho rubato un campionato a tavolino, insomma un po' di esperienza ce l'ho anch'io alle spalle. E se mi devo fermare a novembre, vuol dire che la mia esperienza precedente è inutile, non esiste. Quindi andiamo avanti a testa bassa, lavoreremo sui ragazzi fino a quando non riusciremo a trovare la chiave per girare e innescare la macchina. Poi a gennaio vedremo dove saremo, faremo le nostre valutazioni su come proseguire il percorso da qua a fine anno. E a fine anno faremo le nostre valutazioni per capire come proseguire il percorso per la prossima stagione. Però forti, decisi e senza paura, perché la paura è il nostro peggior nemico e noi non dobbiamo assolutamente